Vuoi acquistare i giochi a prezzi bassissimi? Passa nel link in descrizione. Ciao a tutti, siamo e bentornati sul mio canale, ma soprattutto bentornati in questa nuova serie sul canale, ovvero Train Station Renovation. In live ho continuato appunto altri livelli, quindi arriveranno altre puntate. Questa è la fine della prima, ovviamente le devo spezzare perché tutto in un unico video non è facile, anche se uno si organizza. Siccome appunto le stazioni hanno bisogno di tanto tempo per essere completate, farò minimo due parti per ciascuna delle stazioni, appunto perché è molto difficile anche a livello di editing rendermi conto cosa far vedere, cosa non far vedere, ma anche a livello di gameplay c'è moltissimo da fare, quindi vediamo. Detto ciò, ragazzi, buona visione e vi dico in anticipo, ci vediamo al prossimo video. Bella. Ok, vediamo esternamente cos'altro c'è da fare. Ah, qua c'è da mettere giù questo. Perfetto, poi c'è da pulire questo. Prima di andare all'interno, ragazzi, bisogna sempre pulire l'esterno. Sempre. Perfetto. Anche qui bisogna togliere questa robaccia qua. Ma che è sta roba? Oh. Perfetto. Poi andiamo a togliere anche quest'altro di graffiti. Per carità, a me i graffiti, ragazzi, mi piacciono, però vanno fatti in determinati posti e in determinati modi. Cioè, per esempio, si chiede il permesso al comune se si può migliorare una determinata parete che magari fa veramente schifo. Di solito il comune, se lo chiedete, non vi dice di no, perché è meglio abbellire piuttosto che tenere le cose che fanno veramente schifo. Perfetto. Qui esternamente non vedo nient'altro. Non so qua dentro cosa dovevo mettere. 6 mobili, un cassonetto, due decorazioni. Allora, mobili. Penso che i mobili. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Se non sbaglio. Ok, questi sono 6 mobili. Poi un cassonetto, due decorazioni. Ah, decorazioni. Mettiamo una palma qua. Un'altra qua, va bene. Cassonetto. L'avevamo già comprato. Compriamone uno diverso per qua dentro. Andiamo tipo qui. Perfetto. Qui manca solamente tagliare il lucchetto. Però non abbiamo l'attrezzi. Quindi si va avanti. Ora, qua dentro ci sarà un sacco di cose da fare. Sicuramente. Allora, aspetta. Prima diamo una pulita, qua che è meglio. Ok, togliamo queste bottiglie, queste cose. Questa robaccia qua non ci serve. Adesso abbiamo riparata. Passiamo a togliere le ragnatele, che mi fa veramente schifo. Essendo io una di quelle persone arachnofobiche,
Ok, diciamo che rispetto ad House Flipper c'è molto meno schifo, eh. Cioè, House Flipper sappiamo che c'era di tutto e di più. Ok, qua c'è un po' di roba da distruggere. Va bene. Ora, c'era qualcosa che si poteva fare con la scopa? Ah, qua. Allora, panchine e sedie, cassonetto. 6 panchine e sedie. Quante panchine ci sono? 1, 2, 3, 4. Va bene. 1, 4. Grazie, grazie. Quindi 4 panchine. Perfetto. Regà, 2000 dollari, grande. Che andiamo verso il 74%. Questa ovviamente la buttiamo. Che ci fai con questa sedia qui? Ma che è sto schifo? Ma dai, ma seriamente? Allora, abbiamo detto 4 panchine e qualche sedia. Aspetta, 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 che mi sa che non ho finito con la scopa. Vero? Distributori, biglietteria. No, fa proprio schifo così. Ok. Aspetta che qui c'è un'altra bottiglia. Ah, perché un'altra sedia sta qua dentro. Però questa non c'entra niente con qui. Dunque, sedie e panchine. Compriamo 1, 2, 3, 4. Uno, due. Allora, sedia. Andrà in mezzo tipo la panchina qui. Esatto. Panchina pure qua. Ok, panchina. Perfetto. Dunque, cassonetto. Aspetta, aspetta, che prima c'è da pulire. Quindi bisogna prima pulire. Tra l'altro si sta facendo pure buio, dovrei accendere la luce. Perfetto, abbiamo tolto questo. Qua ci manca qualcosa, sì. Panche e sedie. Quante? Aspetta, panche e sedie, quante? Una. Se la metto per così. Entra qui. Un po' a casaccio direi però. Ma no, non c'è abbastanza spazio, vedi? Ok, mobili 3, apparecchiature elettroniche. Cos'è elettroniche? Allora, ci mettiamo una telecamera, una radio, una macchina caffè. Poi, cassonetto e mobili. A livello di mobili. Prendiamo questa. Questo. Questo.
Ah, mobili ne devono essere per forza tre. Quindi io farei così. Così. Manca un altro mobile e un cassonetto. Ho fatto un po' una cavolata, eh. E il cassonetto sta qui. Metto sempre questo. Dunque, uno. Ah, però non me l'ha preso come mobile, cacchio. Eh no, non me l'ha preso come mobile. Vabbè, speso qualcosa in più, fai niente. Ok, incredibile ragazzi, abbiamo svolto tutto al 100%. Il livello è stato completato, sei riuscito a pulirlo completamente, puoi ancora rimanere al livello o tornare al menu principale. Yes! In teoria il gioco finisce qui, in teoria ragazzi. Ecco, completo. Sì. Grazie per aver giocato il prologo del gioco Train Station Renovation, il primo lavoro. Se ti è piaciuto il nostro gioco, ti invitiamo a conquistare la versione completa. Ok. The stupid catch me on side memes, the pickle brick memes, man, fuck normies. When I die, bury me inside a Gucci coffin. Make hits all day in the rain, no stopping. Jay killed Josh, A make tracks too often. I don't need a gold chain, cause we're too damn awesome. When I die, bury me inside a Gucci coffin.